Salve cari amici, ben ritrovati con la seconda edizione della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Prima di dare inizio alla lettura delle notizie per questa seconda edizione, diamo la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti, per le ultime novità. Dal 22 al 26 settembre, a Ronchi dei Legionari, riparte la sesta edizione del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie. Nascono nuove collaborazioni con Vicino Lontano, Premio Papa Hemingway e il Festival Letterario Geografie. Per 5 serate verranno trattati diversi argomenti molto interessanti. Si parlerà del tema del coronavirus e con Angela Caponetto di migrazione, con Giorgia Serughetti dell'evoluzione del movimento femminista e con Ilaria Cucchi della situazione nelle carceri italiane. Nella giornata del 24 settembre si ricorderanno i 40 anni dalla strage di Ustica e si illustreranno i serial killer italiani più spietati. Il 25 settembre ci sarà, in collaborazione con il Festival Geografie di Monfalconi, una lettura scenica, La tratta dei pesci e degli uomini. Alle 18 interverranno Anna Maria Castellan per Zero Pixel Festival, Giuliano Coren, fotoreporter freelance, e Massimo Stefanutti per il diritto della fotografia, ospiti dell'incontro dal titolo Diritto d'autore, utilizzo della fotografia nel giornalismo. Alle 20:30 l'iniziativa La libertà di stampa dal XVI secolo ad oggi. Nel corso del festival, ricco di ospiti e incontri, si potranno visitare mostre fotografiche degli autori come Finnegan's Wake, che ha tentato di raccontare le storie delle migrazioni lungo la rotta balcanica, e come Greta Stella, con Volontariamente, un reportage sui volontari della Croce Rossa italiana durante l'emergenza Covid-19. Temi centrali come la lotta alla mafia e la situazione della libertà di stampa nel mondo si legheranno perfettamente sia al premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Quarana Galizia, assegnato a Fabiana Pacella, che a tutte quelle iniziative che l'associazione presieduta da Luca Perrino svolge da anni nella difesa della libera informazione. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene cari amici, riprendiamo con le notizie nazionali in studio. Mattarella risponde a Boris Johnson, dice: anche noi italiani amiamo la libertà, ma abbiamo a cuore anche la serietà. Presidente della Repubblica, dialogando con i presenti a margine di un incontro in ricordo di Francesco Cossiga a Sassari, è tornato sulle dichiarazioni del premier britannico che durante un question time alla Camera dei Comuni che aveva giustificato il minor numero di contagi nel nostro paese dicendo che quello del regno è un popolo che non può essere costretto a obbedire in modo uniforme. Dal Recovery Fund più potere ai giovani, tre proposte e idee per poter dare centralità alle nuove generazioni, battere la povertà educativa, eredità universale a 18 anni di 15.000 euro a salario minimo, senza sermoni sul debito buono e quello cattivo, appunto, gli occhi sono puntati, appunto, come abbiamo visto e avuto una nuova conferma numerica di ciò che si sapeva. La crisi Covid-19 colpisce i giovani e le giovani in maniera particolarmente violente. E mi riferisco insomma alla caduta dell'8% a distanza di un anno del numero di occupati fra 15 e 34 anni, perché i più precarizzati da politiche del lavoro errate. Autostrade, governo e Benetton ad un passo dalla rottura. Insomma, oggi al CDA di Atlante, appunto, rispunta l'opzione revoca delle concessioni. Il consiglio di amministrazione di Atlante ha avviato la cessione dell'88% di Autostrade. Nervi tesi ed aria di rottura con il governo e Cassa Depositi e Prestiti, il nodo dei possibili nuovi risarcimenti, e torna alla ribalta lo spauracchio della revoca delle concessioni.
Coronavirus, l'Unione Europea avverte in alcuni stati la situazione è peggiore del picco di marzo. Gli USA dicono evitate feste di Halloween, è rischiosa. Per la commissaria alla salute Stella Kyriakides, la situazione in Europa è preoccupante. Intanto la sindaca di Marsiglia e il comune di Parigi sono sul piede di guerra contro le restrizioni imposte dal governo. L'Austria vieta la vita notturna per le mete della stagione sciistica e ci sono record di contagi in Polonia. In India sono stati registrati oltre 86.000 casi in un giorno e nel Messico è il settimo paese al mondo per infezioni. Stadi divisi in blocchi da 1.000 posti, ingressi separati e mascherina. Il piano del governo per arrivare al 25% della capienza degli impianti. Sul tavolo della conferenza Stato-Regioni arriva il nuovo protocollo. L'ipotesi è di creare dei compartimenti stagni con accessi indipendenti e che possano usufruire in via esclusiva dei servizi accessori. Obiettivo arrivare al 25% della capienza, ma dipende da caso a caso. A San Siro quindi si arriverebbe a massimo 11.000 spettatori. Per partire serve però il via libera finale del CTS. Alex Zanardi, nuovo intervento di ricostruzione cranio-facciale. Hanno detto che è un successo e risponde agli stimoli visivi e acustici. A dare notizia del nuovo percorso chirurgico al quale verrà sottoposto il campione, che è ricoverato al San Raffaele di Milano dal 24 luglio scorso, in seguito appunto all'incidente che ha avuto con la sua Andy Bike, e la struttura ospedaliera che scrive in una nota: i medici ribadiscono comunque il permanere di un quadro clinico generale complesso sulla cui prognosi è assolutamente prematuro sbilanciarsi. Cari amici, termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.